Salve, sono Alessandro Marchetti di C9 Costruzioni, società controllata da Gruppo Adige Bitumi di Mezzocorona. Oggi ci troviamo sulla SS38, una delle arterie principali che collega Bolzano a Merano. Noi ci occupiamo della manutenzione stradale. Il committente per questa manutenzione è la provincia autonoma di Bolzano. L'intervento si basa sulla manutenzione straordinaria di 3,5 km. Riguarda il completo rifacimento dello strato d'usura e sulla corsia di marcia del binder. Per questo delicato tipo di intervento, C9 Costruzioni ha deciso di non adottare i metodi tradizionali, ma di adottare il flusso di lavoro Trimble. Abbiamo proceduto prima utilizzando la strumentazione laser scanner MX9 di Trimble per rilevare l'intera sede stradale. Successivamente è stato elaborato un progetto che poi è stato caricato sulla nostra fresa. Per fare ciò la nostra fresa è stata allestita con strumentazione ad hoc e ad oggi è in grado di fresare garantendo la precisione del millimetro. Stiamo utilizzando 5 stazioni robotiche che gestiscono la fresatura. Da 3 anni a questa parte C9 utilizza sempre per questo ente la strumentazione Trimble per la fresatura 3D. Il committente Provincia Autonoma di Bolzano apprezza i risultati che si riescono ad ottenere utilizzando la fresatura 3D. Allora, l'obiettivo del lavoro commissionato da Adige Bitumi nell'ambito della sistemazione della strada provinciale Merano-Bolzano era quello di ottenere la massima planarità della stessa. Per arrivare a questo è stato necessario un flusso di lavoro che partisse dal rilievo per arrivare al progetto, per arrivare poi all'assistenza alle frese assistite a sistemi 3D. Il rilievo è stato effettuato tramite una poligonale di precisione appoggiata su caposaldi, uno ogni 200 metri circa, dalle quali è stato poi necessario rilevare dei target per propedeutici al passaggio con l'MX9, che è il nostro sistema mobile mapping. E ogni stazione di questa poligonale è stata livellata, questo per ottenere il massimo della precisione possibile. E le livellazioni sono sempre tutte chiuse con dei delta inferiori al millimetro. Una volta effettuati questo tipo di lavoro, diciamo classico, questa manutenzione tradizionale, è passato l'MX9 e abbiamo da questo ottenuto una nuvola di punti. Questa nuvola di punti è stata poi elaborata col software Trimble Business Center e col software Trimble RealWorks. Da qui si è passati ai programmi di progettazione stradali, dai quali si è ottenuto il modello digitale del nuovo solido stradale. Una volta ottenuto questo modello digitale del solito stradale, è stato passato ai sistemi sulle frese assistite, con le quali si è poi provveduto a fresare la strada per ottenere poi il risultato finale che ci si era prefissato.